Ubaldo Bocci, consigliere di amministrazione di Azimut, perché sposare questa iniziativa? Perché sposare e impegnarsi magari al fianco dell'associazione? Per un motivo molto semplice. Oggi viviamo in un tempo in cui l'uomo è al servizio dell'economia e l'economia è al servizio della finanza. Ed è un errore clamoroso, perché la finanza è come la medicina, deve servire solo quando serve, deve essere al servizio dell'economia e l'economia deve essere al servizio dell'uomo. Quindi in un mondo strano, come ci siamo detti prima, dove una corte europea decide se un bambino di 10 mesi deve vivere o meno, una società come Azimut non può non avere attenzione verso associazioni così belle, così coraggiose, così stimolanti per tutti che si occupano di bambini. L'associazione Amici della ZZ è una realtà unica in questo senso, o meglio no, ce ne sono tante, però rara. Beh, io per fortuna ci sono, ma naturalmente sono associazioni che non fanno notizia, perché fanno notizia altre, telegiornali, sulla stampa fanno altre cose. Anzi, grazie perché voi avete seguito questa manifestazione. C'è tante persone, una maggioranza silenziosa meravigliosa, si occupa di problemi di bambini, di disabili, di persone che hanno bisogno. Forse bisognerebbe parlare un po' di più.